Cari amici telespettatori di Swiss World TV, un buongiorno da Axel Paderni. Quest'oggi ci troviamo per una nuova puntata di Alla riscoperta dei sapori, il nostro viaggio alla riscoperta di prodotti tipici e prodotti genuini ci porta ad Arogno in Canton Ticino presso l'azienda agricola Bianchi, quindi tra poco incontreremo uno dei proprietari dell'azienda che ci racconterà un po' di tutte le produzioni che vengono fatte in questo angolo di paradiso. Bene amici, abbiamo il piacere di avere qua uno dei titolari, Gabriele Bianchi. Beh, io direi che un'azienda agricola assolutamente in un luogo fantastico, appunto come abbiamo detto, un angolo di paradiso. Sì, allora buongiorno a tutti, grazie mille. Qui siamo poco sopra Marogia, in Valmara, e qui abbiamo il nostro vigneto dove abbiamo le varietà classiche come Merlot, Syrah, Chardonnay e Sauvignon. Ed è uno dei, come dicevi bene, uno degli angoli più suggestivi della nostra azienda. Beh, Gabriele, sinceramente sei giovanissimo comunque, però come mai questa scelta proprio di dedicarti al settore agricolo? Noi da sempre abbiamo fatto questa scelta, i nostri genitori in primis dal 1998, quindi da oltre 20 anni, avevano scelto di intraprendere questa strada. Questa strada oltretutto biologica, e quindi con mio fratello da ormai 6 anni stiamo andando avanti in questa direzione. Beh, ma diciamo, qui siamo in un vigneto, ma la vostra produzione è abbastanza variegata. Sì, noi facciamo diversi prodotti, oltre che la produzione di vino, miele anche, e da qualche anno abbiamo ripreso un'antica ricetta della nonna e abbiamo prodotto Sambì, che è una bevanda a base di fiori di sambuco, molto fresca, beverina, che stiamo lanciando proprio in questi tempi. Beh, direi una bevanda che anch'io personalmente conosco, diciamo che la scorsa estate, soprattutto con il caldo, diciamo che approfittavo anch'io di stare al Lido di Capolago, e effettivamente una bevanda direi molto rinfrescante che ha avuto tanto successo appunto con i giovani. Esatto, adesso ci stiamo un po' espandendo, abbiamo dei buoni contatti al momento su Zurigo e Berna, e stiamo consolidando anche la parte della Svizzera francese, mentre per il Ticino siamo un po' più orientati quest'anno sullo sviluppo della parte Ascona-Locarno, che è molto interessante, legata soprattutto al turismo. Beh, io direi un'azienda assolutamente che però guarda avanti per il futuro, un'azienda che ha avuto anche delle certificazioni e dei riconoscimenti molto importanti, tipo ad esempio la certificazione di BioSwiss. Esatto, noi da sempre ormai siamo certificati BioSwiss, e da più o meno un mesetto sono diventato presidente di tutti gli agricoltori bio del Canton Ticino, quindi come agricoltori bio Ticino. Beh, ma adesso invece, parlando proprio invece del luogo, del bellissimo angolo di paradiso dove ci troviamo, cos'è che producete particolarmente? Allora, noi per la parte legata al mondo del vino abbiamo 7-8 etichette differenti, tra cui chiaramente il Merlot, che è un po' il vitigno che contraddistingue, che tutti riconoscono in Ticino, e però non ci siamo limitati a questo, abbiamo anche delle varietà resistenti, tolleranti alle malattie fungine, tra cui Johanniter, Solaris, Sauvignon Gris, sono tutte varietà che ci permettono di avere una coltivazione della vite un po' più facilitata, vista la loro resistenza. E soprattutto, chiaramente, bio, niente fitofarmaci o chiaramente ben poco? Allora, il discorso bio è chiaramente sì, questo, quindi non utilizziamo nessun prodotto di sintesi, però bio è anche di più, nel senso, per noi bio è la ricerca di un equilibrio, la ricerca di un sistema che funzioni il più possibile in modo autonomo, e dove il nostro intervento è estremamente puntuale e preciso. Quindi noi non è che vogliamo, interveniamo certo, ma interveniamo unicamente quando serve, e in questi ultimi anni ci stiamo anche attrezzando con vari strumenti, anche tecnologici, per monitorare e attuare poi delle applicazioni puntuali e precise, in modo da appunto andare a disturbare il meno possibile l'ecosistema naturale. Bene Gabriele, siamo nell'azienda vera e propria qui ad Arogno. Beh, insomma, abbiamo visto anche un po' di animali, galline nostrane, anche oche, però ricordiamo, questi animali vengono utilizzati anche proprio per il processo di produzione del bio. Sì, allora l'idea in questo caso è sempre di completare l'ecosistema nel miglior modo possibile, quindi le oche hanno lo scopo di andare appunto a completare l'ecosistema, quindi andare ad assomigliare a un sistema il più possibile naturale, quindi con l'inserimento dell'animale, che spesso e volentieri nel mondo agricolo è
a volte mal visto perché mangia la produzione o rovina il raccolto, mentre in questo caso l'idea è proprio che invece collabori con noi perché oltre a completare l'ecosistema va anche a mangiare l'erba che chiaramente a noi dà fastidio e in più con cima. E ricordiamo poi, insomma, abbiamo visto anche dei macchinari per spazzolare proprio e togliere effettivamente gli insetti dannosi. Allora, noi lavoriamo, abbiamo una lavorazione meccanica del suolo che è molto importante per quindi aerare il suolo e dare più aiuto, sostegno di questi microrganismi in modo che possano compiere i loro ruoli al meglio. Bene Gabriele, siamo nella parte insomma clou dell'azienda, abbiamo visto la zona di imbottigliamento, la cantina, la barricaia, insomma anche qua un bellissimo angolo degustazioni, insomma avete un po' di tutto. Sì, allora la cantina è stata costruita nel fine 2017 e adesso da 3 anni vinifichiamo qua. Il concetto della cantina è molto semplice ma funzionale, tutti i processi di vinificazione avvengono per gravità, quindi per caduta. Il primo piano abbiamo la ricezione dove arrivano le uve e poi a cascata scendiamo nella parte della fermentazione e in seguito dell'affinamento sottoterra al terzo piano. Bene amici telespettatori di Swiss World TV, vi ringraziamo di essere stati con noi, ringraziamo ancora una volta l'azienda agricola Bianchi per averci aperto le sue porte e averci fatto conoscere tutta quello che sono le proprie produzioni tipiche e ci vediamo nella prossima puntata di Alla riscoperta dei sapori. Da Axel Paderni, da Rogno, Canton Ticino è tutto, linea alla regia.